A me mano la lascia perdere perché puzza e puzzo forte. Quando mi scappa a me, può scappare pure a tutti gli altri. Gigi il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Sai che mio figlio cammina già da 2 mesi, eh? Dico, sarà arrivato a Torino, Questa è buona, ma la radiosa, questa è buona. È il trasformista di Striscia la Notizia, Dario Ballantini, a far rivivere i personaggi creati dal grande comico nato a fine 800, Ettore Petrolini. Sono un radiotelegramma, sono un uomo di Istanbul, sono un parasole, se voi non mi capite, sono la polmonite, sono un uomo dei più cretini, sono Petrolini, se vivessi io sperando, morire cantando. Petrolini, oltre ad essere appunto stato un comico innovativo, eccetera, si truccava anche con trucchi rudimentali e mi ha sempre attratto, quindi si può parlare anche nel suo caso di trasformismo. Lo spettacolo Ballantini e Petrolini è arrivato sul palco del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Più emozionante in teatro perché comunque c'è il pubblico lì davanti e insomma sono anche concentrati in maniera diversa. La TV, essendo fatta specialmente la mia un po' in strada, c'ha un po' quella velocità dell'usa e getta che comunque tiene conto anche del pubblico, perché poi nelle piazze, nelle strade qualcuno c'è sempre lì che ti vede come se fosse un pubblico, ma mai come diciamo la sacralità del teatro. L'artista livornese ha così portato a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile. Se avete qualche parente in galera, se qualche marito vi ha fatto una marachella, io lo so! Io so tutto, tocco tutto, scombiscio tutto. Il lavoro di ricerca dei trucchi e costumi originali ha restituito l'atmosfera pioneristica di questo genio assoluto. Tra un personaggio e l'altro, Ballantini si è truccato a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali.